Dunque, allora datemi un secondo. Ok, credo che ci siamo. Allora, innanzitutto. Prima non mi è uscito su Twitter, primo anno che. Non su Twitter? Guess? No, non so se è il primo anno, però. Detto che è l'università. 2 anni. Ah. È già 2 anni che facciamo tutto questo. Chiamiamo Lombardà. Ah. E niente, ringrazio sempre lo streamer per il like ai nostri. Andiamo al gioco. E vi dico che. Pensando in una cosa. Allora, è da un momento che sono sveglio, solo che da ieri, mi sono più estremato, cioè. La base è che mi sono messo a guardare la serie Fallout su Amazon. Non so, era da un po' che lo volevo fare, sinceramente. E mi sono detto una serie. Ciao. Più che altro non volevo passare di una giornata a giocare, cioè, mi annoia. Sì, l'ho guardata un po' ancora. Beh, oggi sono andato anche a farmi commissione, però tornato, ma sono. Non subito. All'istante. No, non all'istante, onestamente ho semplicemente. Io ho smesso qualche minuto fa, nel senso che ho spento il telefono. In realtà volevo passare la giornata a guardarlo, ma ieri sera diciamo che me ne sono mangiati fin troppi di episodi. Quindi, cioè, alla fine ieri sera ero abbastanza stanco. Quindi mi sono detto, non voglio fare la fine di ieri sera. Allora, gioco un po'. Mi accendo un attimo il telefono che mi sono dimenticato. Obbligato perché arriva poi messaggi di ora. Devo copiare. Eccetera. Sì, sono passati 9 giorni praticamente. E sì, è arrivato un messaggio. Che. Sono in squadra ovviamente in Italia molto perdonati. Quando sono rimasto molto sociale sono delle facce nuove, allora semplicemente sì, continuando il discorso prima, come dicevo un secondo fa, mi sono messo a guardare la serie perché sono un nerd, no, sto scherzando, no, niente, nel senso che molte persone
guardo su YouTube. Ho sentito che ne parlano veramente bene. Allora, sì, qua. Mi sono detto, vabbè, dai, a me Bethesda mi piace. Come fan, come video, videogiochi, eccetera. Semplicemente curioso. Mi sono entrato un po' nella mentalità di che volevo provarci, poi mi sono detto, vabbè, dai. Già da 2 o 3 mesi, forse, da quando hanno annunciato, poi una cosa tira l'altra, mi sono detto, ma no, dai. E poi alla fine, ieri mi sono detto, ma finiamo in bellezza, sti giorni sono rimasto a casa. Non lo so, appunto, vaccinati fin troppi, ieri sera mi sentivo un zombie. Un po' stanchino, e allora mi sono detto, vabbè, dai, oggi comunque, cioè, avrei continuato, ero lì, stavo a schiacciare live, ho detto, c'era ancora l'episodio che andava, mi sono detto, Poi alla fine ho detto, vabbè, dai, però non mi va onestamente. Beh, non mi va. Onestamente non mi va. Cioè, ripeto, mi andava, però non mi andava di fare lo zombie. Come sto pensando se entra la rete, ma dato che non ha lecchino, ci mangiamo questo. Però qua dovrei poi cambiare, sarà. No. Metto Bennett perché può healarci, invece casuale. Ho provato a fare l'abisso senza healing, quello ne vado abbastanza fiero, nel senso che iniziamo un po' a paura poi. Diciamo che sin qui fa i suoi. Ma ovviamente fa healing, eccetera, però ovviamente non è Bennett, altri personaggi. Volevo anche la sua ultima. E adesso mi avanti. No, perché mi piego troppo qua. Boh, è un discorso diverso oggi, nel senso non voglio fare spoiler perché ci sono delle persone. Io non sono proprio persona da serie TV, nel senso che magari questo non lo facciamo. Ah già, però mi sono mangiato quelli oggi e lunedì. Ho la testa dentro Amazon. No, volevo fare qualcos'altro perché cioè, giusto perché l'altra settimana stavo male, sto facendo queste cose che sono easy, sono di fianco, schiaccio. Però adesso voglio fare qualcosa che potrebbe servire anche a questi personaggi, però è una cosa. È qualcosa interessante capire anche, secondo me, se riusciamo. Allora, Chevreuse cosa ha bisogno? Che devo poi livellarmi Chevreuse su. Ah già non è più compatto, cioè posso. Mercoledì. Non è che abbia molta voglia, sinceramente, ma dovrei anche fare lunedì. C'è un questo. Dovremmo essere a posto, quanti ce ne sono? Ok, no, cioè nel senso non so. Mi dà posto. Shogun. Ah, cioè dovrei livellare questo della Shogun, onestamente. Non mi dispiacerebbe mettere trippa corona, corona anche su. Però sarà, l'ho fatto l'altra volta. E lunedì è un po' I guess vuoto.
Mi piacerebbe fare qualcosa. Jongli cosa? Perché Jongli ogni tanto lo uso. Tutto mercoledì. Ah, lui anche, bisogna guardare. Anche lui è mercoledì. Ok, vabbè, allora. Peccato che Jongli mi sarebbe pensato lui, vero? Oh, alla fin fine allora non so cosa fare. Era quella lì, di martedì o mercoledì. Potrei buttarmi di nuovo lì in mezzo. E non so cosa fare. No, buttiamoci lì in mezzo. Mi dispiace essere uscito. Cosa fare, no? Sto pensando se manca, ovviamente mancano le boss fight lunedì, eccetera. Ma non fatti no, perché già l'altra volta ci siamo messi a bruciarli. Poi le boccette ne ho già 500. Le boccette da 2500 esperienza ne ho 500. Quindi ne abbiamo per un bel po'. E continuiamo per scusa dire onestamente. Domani devo ricordarmi solo di tutto mercoledì anche lei. Dopo che c'era un martedì. Bello affare, devo decidere allora tra i personaggi. Allora, mercoledì devo guardare quello. Però poi subimi in mente. Allora, Shogun secondo me non ha bisogno di così. Più di tanto ha bisogno, secondo me, 5 o 6 Rose. Shivros fa male già così e Koshin qui ha bisogno un po' di una mano perché già la costruzione sono 5. Quindi uno dei due. E secondo me non sarebbe male anche Junglima, sinceramente. Lo usiamo talmente poco, cioè ci serve nella missione. Sì, boh, continuo il discorso senza spoiler, senza niente. No, non sono un tipo da serie TV, ripeto. Anche perché diciamo che allora alcune serie TV mi piacciono, puoi evitare, sempre voluto, ci sono quelle due o tre serie TV tipo The Office, quindi, per curiosità mi piacerebbe vedere. Però onestamente più di quello, cioè nel senso, dipende anche dal contesto di serie TV, nel senso che ovviamente ci sono le serie TV anche che guardi in prima serata in televisione. Io parlo anche di Netflix, quelle cose lì, però non sono quel tipo di persone. Abbiamo già 100 di questi. Sembra uno spreco, però è l'unica cosa che posso pensare. Vabbè, comunque, tornando al discorso di un secondo fa. Se mi metto a guardare serie TV è perché sono curioso e voglio vedere. O nella giornata noiosa sto cercando Rain, di fare qualcosa outline di più. your fate. Rain cut, teamwork is Che mi fa dreamwork. passare un po' la giornata. E con 5 immagino mettere qualche talento in più. Dovrebbe andare ancora più. Adesso le pancine le ho messe solo sui main DPS, dovrei metterle anche tipo su Bennett, però 5 sembra l'unica che se l'avrei di mettere forse tripla corona, ma neanche. Adesso l'ho messo sulla corona, per adesso ce l'ha, no, l'unico supporto che ce l'ha è Yelan, perché la uso veramente tanto, poi è un mostro, Yelan. Cioè mi fido che
c'è già due personaggi più o meno uguali a lei in un genere. Cioè, magari in futuro ce ne sarà un altro, non proprio uguale, magari di un altro tipo, magari retto o qualcosa del genere. Allora ho deciso di mettere qua. Forse sono troppo future proof, però l'idea di dare una corona a un personaggio che poi magari due mesi dopo ne esce un altro che è ancora più forte. Non so, non... o sei mesi dopo, però vabbè, dovrei farlo comunque. Mi manca uno potrebbe salvarlo per boss fight. Rain outlines your fate. Let's light it up. Everybody stand. C'era qualcosa di fuoco là. Diciamo che qua il fatto che la polizzazione non ci sta, ma c'è che bene. Non ho ancora capito, sembra che cura le prime in modo dell'altro. Cinque, ma non so se. Poi lo so che non si conosce. Che ha un nome preciso. Detto questo, stavo dicendo della serie Fallout che sì, non sono un tipo da serie TV, eccetera, eccetera. Mi sta piacendo. Bisogna fare anche quei due eventi che ho lasciato fare. Dovrei anche cucinare 20 piatti. O lo faccio adesso. Lo faccio per sé. Sì, ne ho già 695. Inutile che mi metto a fare altro, ma non fatico, non mi serve. Andiamo a fare a cucinare i 20 piatti, così me lo trovo dalle scatole. Devo farlo già prima. Sì, mi piace, sta piacendo tanto. Ovviamente l'hanno fatta una cosa molto più, diciamo, hollywoodiana. Molto... Non è come il gioco, cioè nel senso... Ci sono delle cose anche di Fallout 1 e Fallout 2, quelle del 96-99. Mi piace proprio la serie, i videogiochi... capisci che io ho giocato un anno e mezzo fa Fallout 1, ma l'ho completato, non mi ispirava, c'è troppe cose da fare, troppo complicato, cioè era carino, mi sarebbe piaciuto continuarlo, ma sembra quel gioco che devi avere proprio il giorno libero per goderlo, no? Poi poco tempo, sì. Ovviamente io il giorno veloce ho perché non lavoro di notte, però capito, sembra una cosa molto sua, no? Non è come dire tipo giochi come Genshin, questi ci giocano anche giochi di macchina, ti fai tre giri e dici vabbè, finito, spero. È già un po' più come insomma la Skyrim ovviamente è come tutti i giochi di Fallout, però ovviamente devi ricordarti c'è meno aiuti, quindi devi ricordarti un po' di cosa a memoria. Bisogna avere, diciamo, una testa di ricordarsi, cioè ovviamente devi avere la possibilità di ricordarti memoria. Diciamo che io preferisco ricordarmi cosa devo fare a lavoro. Comunque, beh, anche questo gioco ci vuole testa. Sì, è diverso per certi aspetti. Aumentano i danni da gioco. Attacco aumenta. Attacco di tutti gli avversari attualmente in campo aumenta altrimenti fino a 2. Ok, però io non ho personaggi. Non ho personaggi. Cioè, ho giungliere. Ah, però siamo obbligati a prenderci giù un grip. Allora facciamo così. Uno. Due. Tre. Poi mettiamo un banner.
Forse sarebbe meglio caso. Vabbè, mettiamo bene. Io mi trovo bene con Ben, ti metti bene. Dov'è Benny Boy? Benny Boy. Ovviamente ce l'ho davanti, ma ci troviamo da guardare. Questa è Sherry. Sono così cieco. C'è la gente che non era. Ah, ma è qua Benny Boy. Ah, perché ce l'ho nel. Sì, è solo che ho messo. Io stavo guardando un altro mondo, c'è la mia. Una cosa. Pensavo che stavo guardando il mio video ancora. Abbiamo bloccato. Anche sui passi. Dovrebbe essere. Ci sta perché abbiamo fuoco. E qua addirittura c'è il ghiaccio. C'è. No, mi sta piacendo ovviamente, come stavo dicendo prima, è un po' più esagerato in alcune cose. Che hanno voluto ovviamente fare una cosa più hollywoodiana. Dicevo un secondo qua. L'idea ci sta perché fa una cosa a mo' di Fallout in versione magari film. Veniva una cosa un po' anche assustata, potrei dire. Comunque, questi cerco sempre di fare una difficoltà. Ho provato l'altra volta a fare in difficoltà più alta, ma non mi è venuto. Ah, va bene. Comunque, qua c'è di nuovo l'autorizzazione. Allora, volendo, facciamo così. Sì, tanto sono tutti. Togliamo lui e mettiamo finti. Però dobbiamo mettere Arlet qua. E lo mettiamo qua. Sì, per certi sensi. I guess non è male. Preparatevi al peggio, I guess. Ovviamente hanno voluto fare molto. Così. Ho fatto da questi. Iniziamo di inseguimento. Goodbye, then. Vabbè, ma questi sono facili. All'inizio del gioco sono fanno. Non dico incavolare, ma sono preoccupanti. Questi qua. Poi, quando devi fare l'abisso, eccetera, è una parte fai che ci sono. Sono veramente easy da buttare giù. Basta avere un personaggio forte, ti butti giù. Una cosa abbastanza. Sì, purtroppo qua non prendiamo soldi, eccetera, ma ho provato a fare il primo, ma non riuscivo. Cioè, dovevi proprio dire proprio personaggi comprati a manetta o avere i guess o meno, non so, non ce la faceva neanche Raiden a buttare giù questi, quindi insomma, sono un pochettino. Sono arrivato all'episodio 6 della serie di Fallout. Sì, mi sono mangiato un po' di però mancano più di. Sono arrivato tipo a 20 minuti dell'episodio 6. Quando ero uscito c'erano tutti i watch party su Twitch. Mi
Onestamente sarebbe neanche male. Adesso non so. Quando tendo a guardarmelo da solo, tranquillo. No, vabbè. Dico della verità, delle parti tendo un po' a skipparle perché sono un po' esagerate. Però sì, non è come Fallout, proprio che insomma, non sto qui a spoilerare, non è come videogioco, ma ci sta perché non avrebbe senso avere delle persone che fanno ciao, ho una quest per te, cioè non avrebbe senso in modo così hollywoodiano, ma lo capisco, una cosa un po'. Cioè, ci sta, secondo me, come hanno fatto, ci sta di brutto, però appunto. Ci starebbe prendere il quasi quasi andiamo un secondo qua e ci prendiamo poi andare in bagno. Allora, comunque, sono curioso anche voi, gente di YouTube, tanto questo sarà poi un vlog di YouTube, cosa assolutamente cosa non pensate della serie TV. A me piace molto, come dicevo. Sarei curioso di provare la serie TV Halo. Molti dicono che fa schifo, però onestamente, essendo non un nerd, proprio guardare serie TV uno dietro l'altro, guardarlo con gli occhi di una persona, tra virgolette, normale, che semplicemente gioca ai videogiochi ed è semplicemente curioso, visto che anche a me la serie videogiochi di Halo mi piacciono veramente, veramente tanto. Ho cominciato a giocarci da poco con la Master Chief Collection e poi ho preso l'Infinite. Fantastico, semplicemente fantastico. Era da un po' che non giocavo a uno stile di gioco così. La Infinite è strana, I guess, l'Infinite è strana. Dico la verità. Mi è piaciuto anche l'Infinite. Sembra quando Mamma Sony faceva i videogiochi come era capace a fare. Adesso non lo so, io ho giocato la Play 4, ma c'è correzione. Io ho finito di giocare con la PlayStation, la Play 4, ho giocato dalla Play 1 alla Play 4, ho giocato la Play 1, Play 2, Play 3 e Play 4, quindi tutte. Però appunto alla fine sono arrivato alla Play 4, le esclusive erano venivano sfornate, però sembravano quasi dei film a metà tagliati verso la fine, un po' tutti sembravano. Cioè non erano male, diciamo che Infamous Second Son alla fine, prima di platinarlo, non mi piaceva tanto, poi dopo che ho platinato l'ho apprezzato, però appunto, non erano come la Play 3, come io non ho mai giocato Ratchet & Clank, ma sono stato a casa di amici che mi hanno fatto vedere come era, abbiamo giocato anche un po' l'avventura insieme, cioè lui giocava, io guardavo, e in più volte erano veramente fatti bene, era tutto fatto bene, però passando alla P4 non so, non c'era più quella magia di Ezio che è un po' sfornata la carta. E poi, appunto, giocando a Master Chief Collection, non so che Master Chief Collection sono giochi anche vecchi. Però poi giocandoci ho detto wow, questo sì che è un grande franchise. Poi ho giocato a Infinite e sembrava fatto bene rispetto a alcune esclusive della PlayStation che ho giocato io. Non ho mai giocato The Last of Us perché non è il mio stile. Comunque, arrivo subito.
Ti sto dicendo. Oh. Più che altro ho dimenticato un pezzo, andate un attimo. Sono veramente curioso come essere di Aaron, nel senso che vedere un po' l'anteprima. Nel senso che ho parlato anche con persone, cioè di tempo fa, quando era stato annunciato che c'era la gente che lo provava in prima stagione, credo che adesso c'è tante stagioni, appunto ho parlato con della gente, molti dicevano se ti piace come serie, come videogioco, che sei ossessionato, no, non fa bene. Se sei una persona invece che ti piace il videogioco però non sei ossessionato, che ti va bene lo stesso, ci sta. Quindi la base è sinceramente va bene così, boh. Però per guardare Halo devi avere fama, non ti credo. Mi è già un altro fatto. Greater pleasure is there than the unexpected. Onestamente, quando non gioco ai videogiochi guardo YouTube, base. Quindi non sono un tipo da essere tipo. Anche perché mi ha dato una ricetta, credo, perché mi ha dato un sacco di pomodoro, infatti quella qua. Sto fatto di carne bustolita. Ci ho avuto così tanto per aggiungere. 4 anni per avere la carne. No, sto scherzando. Vedo che mi serve lui per ampliare. Ci facciamo qui. Sì, non... Diciamo non c'è la verità. Alla fine è un circolo vizioso. Quando cominci a guardarti il serie TV. Thank you.
Penso che ho cacciato il gioco, mi sento. Ah, non. Non devo posizionare. Ma il paradiso lì c'è una faccia. Ah, ok. Vieni. Dove ci porta questo? Non c'è tappe risalto. E vabbè, comunque. Quando più che altro YouTube e il resto. Quando sono lì. E quando mi stufo di. Capisco sta roba, vabbè. C'è un fuori questi, poi veniamo dopo. Non c'è niente. No, non ci sono altri risalti. Presumo che devi andare su. Vabbè. Facciamo quello che dobbiamo fare. Vediamo un po' come continuare. Aspetta, togliamo delle scatole di perché magari così almeno non mi dovrò andare un po' più avanti. Più che altro se riesco prendiamo il teletrasporto di sopra, vediamo cosa riusciamo. Le serie TV sembrano un po' un circolo vizioso. Che ne guardi una, te ne mangi altre, un po' come guardare anime e manga. Manga leggi un libro, ne arrivano altri. Che non è male, insomma, non fai male a nessuno ovviamente. Credo che sia un hobby come l'altro. Diciamo che c'è chi gioca ai videogiochi, c'è chi guarda serie TV, eccetera, non è che sono. Non c'è niente di male. Assolutamente. Non sto dicendo quello. Però sto dicendo che non voglio diventare uno che sta 24 su. Non so, spegni un computer, accendi l'altro, quello. Quindi il computer che ti ha tutto già nella televisione, poi vai a lavorare, onestamente. Per quanto sia il fatto che mi piacciono i video, eccetera, sono una persona che piace molto andare in giro, quindi come ben si è capito. Quindi non voglio cadere in tentazione, insomma. Credo proprio che se mi metto a guardare qualcosa, tipo, mi fornirei, non so, per esempio di One Piece, magari comincio a piacermi.
Capace che mi guardo tutti i 1000 episodi e sono capace. Ma sono anche più di 1000 episodi, non capisco. Assolutamente. No. Non è, quello non è appunto il discorso, il mio discorso. Sono capace di assolutamente mettermi. Non so se devo scappare. C'è un tutorial o qualcosa, aspetta. No. Non credo che c'è un tutorial. Questo sì. Something you wish to report? Per adesso you have my undivided attention. Metterei un marker e lo lascerei. Si decide poi il fare dopo. Poi quel che... mi mangio uno di questi. Siamo due. E torniamo a non stufare. Non ho voglia di stare ritrovare a cercare di capire una cosa quando c'è 100.000 posti che potrebbero esserci. Semplicemente. Torniamo a arrampicarci. Poi... più che altro adesso è importante fare l'80%. Quando ci sarà più da fare il 100% con piacere. Per adesso va bene. C'era un collezionabile. Ma volendo devi scendere. Ah, ecco. Per le scale, cioè. Questi con l'altro che c'è. Sì, sono una persona che esce. Ah, ecco qua. Allora così qua dobbiamo tornare indietro. Che stupido, potevo fare un passo in più. No, è che sai com'è. So che le cose sono attaccate, quindi non è non volevo. An impressive bounty. Vediamo se effettivamente ciò che dobbiamo fare. Se vado in giro mi piace andare in giro. Più che altro perché secondo me ha senso. Cioè, non so, per qualcuno magari non ha senso come cosa, nel senso che dice vabbè, rilassarsi e non torno a casa, mi guardo serie TV tutto il giorno e me ne faccio provare. Sì, sicuramente parti diciamo riposato. No. Quindi sarà una cosa del tipo ti fanno anche arrampicare qua sopra, una cosa che il gioco ti dice guarda che stai facendo una scena. Non so, vabbè, lasciamo così, non voglio stare qui. Andiamo di qua.
forse ce l'hanno andati anche con l'avventura. Allora, lì c'è una cosa, però c'è un collezionabile anche più lungo. Non so. Guardiamo. Ma che mi era piccato e c'era un collezionabile. Sì, devi fare attenzione, se qui c'è la di Skyrim quando sei di la roba. Ma qua siamo ancora sì. Boh, già 56%. Aspetta, ah, ecco qua la collezione di vista. Andare sopra. Due nemici. Due nemici. Sì, sarei curioso anche voi. Se mi dite se vi piacciono le serie TV. Siete come me. Onestamente qualsiasi posto me va bene per andare in giro. Basta quei due secondi, no, due secondi, vabbè, quella giornata è rilassante. Per staccare la spina. Ovviamente quando si può. Sì. Diciamo che forse adesso esaminando un po' la cosa sto cadendo un po' nel baratro in quello, nel senso che prima c'è stato un momento che allora diciamo così, se non facevo un giro la mattina oppure se anche facevo un giro la mattina mi facevo lo stesso pomeriggio un'oretta di giretto. E poi giocavamo, però giocavamo di meno. E non era male neanche così, però non so, ho smesso sinceramente. Vorrei, I guess, cominciare la cosa. Ho un po' smesso. Ma perché quando sono... mi danno i giorni di riposo... da lavorare tendo a fare giri lunghi. La premessa è quella lì. Non era la mia idea. Volevo fare questo. Non ha funzionato molto. Si vedrà. Ovviamente adesso fa anche più freddo, quindi la base è anche un po' freddo. Ha senso fino a un certo punto. Quindi qua c'è un altro, vabbè. Yes. Ah. Vabbè. Ha senso fino a un certo punto, qua si gira poi quando fa freddo. Ti lascia un po' stare. Siamo nel paese degli Iri. Però dico la verità, se cadono una serie TV su... Genshin Impact, magari lo guarderei. Chiedo se su con Naida ci passo lì in mezzo. Ah, ma alla fine era poco questo. Proviamo, non sono curioso. Mi hanno fatto apposta che non passa neanche Naida. Che Naida è il personaggio più basso. Non so come passarli, penso. Perché c'è un po' di goodies. Ah, perché devi... presumo che per entrare devi...
No, vabbè, a me Genshin piace, quindi non mi dispiacerebbe guardare una serie TV su Genshin. Cioè, uno, yes. Vedete, sono talmente esperti. Beh, praticamente... Well, cioè, nel senso, ovviamente... Attenzione anche lo dici, però... Tecnicamente. È sempre intrattenimento, I guess. Ah, uno è lì, però qua abbiamo scritto questi per cosa, scusa. Così perché mi andava. Seriamente non c'è niente. Ma ce ne tre di quelli. A collezione. Ai, ai. Però, come dicevo in passato, no. Nel senso che anime e manga è proprio una cosa che non dico che non mi piace. Cioè, potete trascinarmi a guardarmi un film o guardare... No, più che serie TV, un film. Non so. Batman. Quello così. Ma trascinarmi a guardare forse al cinema anche un tratto di un manga. Non so se ci andrei. Qualcosa forse sì. Qualcosa che i miei amici mi hanno raccontato sembra carino. No. Ripeto, sembra un circolo vizioso. Guardi una cosa, poi te ne guardi un'altra. Ma sinceramente preferisco essere come sto facendo adesso. Io comporo il mio YouTube, al massimo mi guardo film, eccetera. I guess. Sta pescando? No. Volevo buttare una maschera sporca dietro. Quanti belli gridis però ci sono qua. Dovrei accoglierla. Ma sto guardando questo. Esattamente, non so, era solo un passaggio se avevo proprio voglia di... passare quella parte. Qua ci serve questo. Dice che la medusa è un po' morta. Invece... Oh, altre serie TV ispirate così ai videogiochi ne stanno uscendo un po'. Ah. Potrei dirla tutta su due piedi, non... mi viene in mente. C'è Halo, c'è Fallout, ce n'era un'altra che è uscita prima di Halo, forse. Beh, ovviamente c'è Star Wars, beh, Star Wars non è videogiochi, ma c'è anche quindi insomma è una cosa che non c'è. C'è una serie TV che volevo vedere al Mandoriano perché c'è un mio amico che mi faceva diventare pazzo per guardarlo, però... Allora, se ho capito bene, me ne sono guardato un pezzo, solo una volta, ma non ho capito se era quello perché c'erano tante serie TV, ma...
merda, ma non mi è piaciuto, cioè cosa ho fatto, lo sbaglio di guardare i primi due secondi e criticare i primi due secondi, però a me la serie di Fallout mi era piaciuta i primi secondi. Vabbè. E forse sono quel tipo anche di serie TV, magari della Marvel, quelle cose. Diciamo che non mi dispiace un buon film di supereroi, quelle cose lì. Stavo dicendo anche prima, mi sono ricordato, stavo pensando qua. Allora, The Last of Us non ho mai giocato, ok? Non ho mai giocato né la parte 1 né la parte 2. Tentato, ma non ho mai fatto. Numero 1 perché sembra strano da dire, ma non è il mio genere. Cupoli. Sembra strano da dire perché fa out. Però diciamo che Fallout ci mette un po' di zucchero sopra, non so che della sua fase, ma qualcosa proprio secco. No, boh, nel senso non dico che è brutto, ma non fa per me, onestamente. Non è una cosa che... Non dico che non mi piace, ma... Non l'ho provato, potrebbe piacermi. Perché alla fine Uncharted mi è piaciuto tantissimo. Ecco, l'unico gioco che mi è piaciuto veramente della PlayStation 4, non ho mai giocato nessun Uncharted e mi è piaciuto un sacco. Uncharted 4. Volevo prendere anche quelli vecchi, ma poi lo lascio andare. Poi era uscita anche una remastered, forse con l'1, il 2, il 3. Tipo. Qua siamo tornati. Sì, diciamo che sono carine ancora, dico la verità, dipende un po' come lo vedi, diciamo che sta alla fine le serie TV, c'è le serie TV, scusate, confusione, ci stanno i videogiochi della PlayStation, I guess della P4 c'erano anche bei giochi. Non era il mio stile. Il problema con me è la PlayStation, è proprio quello. Siamo in terra di confine, quindi cerchiamo di andare qua sotto. Non sono il mio stile. I giochi che escono adesso dalla PlayStation non sono quelli che sono abituato, non sono quelli. La verità è quella lì. Gran Turismo 7 è tremendamente moderno e che cioè, potevamo fare una cosa da Gran Turismo 6 sarebbe stata molto più apprezzata. Sta vedendo. Come on, show me your courage. Sarebbe stato molto molto perfetto. Oh, scusate, mi sono perso un attimo, mi sto concentrando questo. Sì, Gran Turismo 7 non è proprio il mio stile. I guess adesso non è brutto e so che molte persone gli piace. Però a me non mi interessa, cioè non è brutto l'idea di avere quest'idea del multigiocatore, della Lega, di Gran Turismo, eccetera, c'è sempre stato. Però adesso è più forte che mai l'idea. Però non mi piace, davvero. Non mi piace che tutto deve essere multigiocatore. È qualcosa che non... Preferivo una cosa da Gran Turismo
Un'altra ricetta. Preferivo una cosa da Gran Turismo 5 che c'erano gli eventi anche offline che li hanno aggiunti per quelli su Gran Turismo 7, ma ah, ok. So che devo arrampicarmi di sotto, diciamo come faccio. Se gli sciottito non ci va, però è troppo carino. Conviene prendere questo, perché c'è anche quella roba lì. Dov'è, scusa, sta cesta? Schifo, schifo. No, alla fine no. Adesso mi era. Di essere nascosto. Mi dice che è in alto, ma non dove. I'm sorry. Comunque credo che il discorso della PlayStation non già di sé. Mica cosa appunto che sul PC puoi avere più giochi che piacciono anche a te, eccetera, eccetera. Alla fine i giochi che trovi su PlayStation, eccetera, sono anche su Xbox quelli che giocavano. Hanno le chiavi, no, gli scarponi. Dice che c'è anche un collezionabile, perché sono incuriosito da quelli. Ah, rispondo. Vabbè. Sì, mi piacerebbe provare Sons of Rome, dovrebbe esserci anche computer credo, spero che non sia una cosa tipo Xbox Game Pass. Non ne ho qua. Niente, no? No, ho visto Play to the Sons of Rome, mi piace veramente tanto. Sì, adesso c'è anche tutta questa idea su console, vanno molto i soul game, Ender Ring, eccetera, non so. C'è stato un nuovo gioco con la scimmietta, c'è la scimmietta. Non sono molto avanti di qui giù qui. Certo, voglio avere una giornata tranquilla, fare le mie cose. Poi vabbè, può darsi che trovi quel boss difficile anche Genshin, qualsiasi gioco c'è davanti. Però proprio esagerato, impossibile che devi fartelo 200 volte in una sola run, sinceramente non.
Riesco difficile, ma difficilissimo, impossibile. Possibile no, però. Non voglio rovinarmi la giornata. Come mai c'erano quei mannosi lì? Sì. Avrei qualche domanda. Ah, ecco, ok. Ah, le spawn, aspetti. Ti piace un po'. Quando aprite ci stanno divertendo. Ok, torno al lavoro. Non credo che sarebbe una grande cosa avere dei rumori di piedi così nella realtà. Cioè, lo so che non siamo dei... qual era, non mi ricordo il nome di quei piccoletti lì, però... Fai qualcosa di soffiato. Qua c'è qualcosa, sono passato 300.000 volte, insomma. Vabbè, non ho messo il marker dove c'era il coso con la piano. Mi interessa questo perché se lo dimentico sono ancora. Comunque non dovrebbero esserci problemi, sto coso dell'80% dovremmo farlo, credo, abbastanza velocemente, non diciamolo tanto forte. Però si mangia. A base quella, siamo. Non dicevo niente di strano. Non vorrei che in qualche modo ti mette il palo della vita e dici... Fantastico. Però sono bloccato. No, dai, alla fine devi solo fare l'80%. Però non mi dispiacerebbe tornare qua. Prima o poi. Non dico subito, ripeto. Non ho detto impossibile. Ma va bene. Siamo arrivati. È strano che quando esplori appunto sti pezzi qua, a meno che stai facendo anche l'avventura. Non ti riguardi neanche. È strano che ci tagliamo tutti questi pezzi qua. Qua non c'è proprio niente. Anche se... Mi sono atterrato. Qua 15 minuti per stacchiamo. E comunque parlando così di stream, non stream, lavoro, non lavoro, posso entrare da qua? Vi dico la probabilità perché adesso cosa siamo? Ce ne siamo. Siamo a novembre. Da un mesetto c'è di nuovo un finimondo. C'è già adesso il finimondo. Con il lavoro che faccio io. Quindi se faremo di nuovo live corto, non disperiamo. Poi dopo sarà un po' più tranquillo. Non l'ho mai vista. Davvero?
Vabbè, rubiamo il mercato. Non ci credo per un momento. Non ci ho mai fatto caso, onestamente. Ok, non facciamo sprint. Ma sicuramente in città ce ne saranno un po' di bauli qua. Però a noi non ci fai caso, ti concentrato su una cosa. Dici. Allora. Posso arrampicare un po'? Scale. No. Beh, ho bisogno delle scale. Mi esaurio avanti. Mi cosa? No, siamo tornati indietro. Siamo tornati da casa. E che non è male sta città, ma la via, cioè si fa sempre le solite cose. Giusto. Devi fare una cosa diversa. Mi dico che è un labirinto. Presumo che qua è... Ah, poi c'è un altro baule, mi sta segnando. Qui è dove siamo entrati prima. E poi che cancelliamo? C'è un altro di sopra. Sono nascosti bene, eh? Yeah. Ah, perfetto. Io ho messo a cercare dei bauli qua sopra quando è arrivato la rinanzata, ma non ne ho trovato neanche lì. Magari dove sedeva cosa sulla puttana, cioè. No. Mi posso sedere un po'? Ah, non bagno. Ah. Ha più senso vicino al suo trono. Oh. Sì. Locanda, ah sì, allora. Ci dormiamo. Il nostro punto. Sonnecchiamenti, vai. C'è qualcuno sopra gli spogli? Allora. Per la sua massa. Prega insieme. Non ho pensato niente di particolare, ma ho pensato che la ossidiana ti doveva. Ci abbiamo i di fanco. Diciamo che andando sempre al discorso di prima non mi sarebbe dispiaciuto vedere una serie TV su Skyrim. Non mi sarebbe. Forse Skyrim è più da film, però. Secondo me. Io me lo vedo un film di Skyrim, una serie TV.
c'è una cosa. Ma non mi dispiaceva. Su e discorsi in generale. Anche lì potrebbe essere molto dark. Però vorrei una cosa un po' più, diciamo, cavalleresca. Ok, sopra non si... Vorrei capire dove cacchio devo andare. Per prendere questa cosa. Cina si arrampica veramente bene. Ancora in alto. Anche se piccola si arrampica da paura sta ragazza. Non aspetta. Cioè di solito i personaggi piccoli sono un po'... si appiccicano in ogni angolino. Meno male che c'ho il compasso. Un pochettino poi, nella zona mia. Need help organizing the loot? I'm an expert. Organizing the loot? I'm an expert. No, it's you. Se fai centro qua succede qualcosa. Lo facciamo. Per questo. Però non riesco a prendere la cespa. Sembra una cosa... Non è successo niente. Sembra una cosa da obiettivo però, sai? Andiamo con cucina in giro, tanto non c'è nessuno. Nemici non c'è nessuno. Ah no, ho visto che va la coda anche lei. Oh, va bene. Io qualcuno, qualcuno di più in armi. So che riusciamo ad andare un po' più. Devo ricordarmi un attimo dove ho passato. Prendo. Metto anche un po' gli argomenti, diciamo. Quello. Ah, guarda, c'è il baule lì e c'è quello che c'è. Everything. On to the next. It's a good thing. Volta fissa il numero 130. Me ne mancheranno un bel po', onestamente. Non lo nascondo, secondo me ne manca. Ah sì, stavo parlando prima se ci sarà un po' da... Vai. Se c'è la manina perché c'ho faccina, quindi sembra fare la manina. E un secondo di pensare. Questa non era neanche dall'altra parte. Sì, c'è un periodo anche, c'è un po' di roba poi. Immaginare un po' dovrebbe esserci un pochettino di pace. Beh, non è altissima lei, però ovviamente più alta di Cacino. E potrebbe aiutarci.
give, you receive. Wait, how many pieces is this again? Presumo che ce ne ha. Non è proprio possibile che ce ne così poi. Oh, siamo già a 71. Così così uscire la live così che non ho girato con me. Alla fine mancano 5 minuti. Non so più cosa chiacchierare onestamente. Sì, qua è ripulito. Che la guardiamo. Ma possibile. Domani. Sì, facciamo così. Boh, niente. Vi saluto con Katherine. Ci vediamo. Grazie per essere stato con me. Un proseguimento, ragazzi. Ci si becca. Mani. Andiamo solo da fuori.